Pace di Cristo, sono la sorella Paola della Chiesa di Torino e volevo raccontarvi un po' di una testimonianza di un qualcosa che mi è successo l'anno scorso. Uh, proprio perché in questi giorni si è parlato molto della preghiera, della santificazione, della consacrazione e quello che appunto ci porta alla preghiera. E io ho avuto in questa settimana passata questo pensiero appunto di. Dire la mia testimonianza e farla ascoltare anche a voi. E, mh, mi è capitato l'anno scorso, mh, dopo un po' che ero sposata, mio marito stava sempre fuori eh, per il lavoro. Eh, io lavoravo tutto il giorno, tutti i giorni tranne la domenica, e mi sentivo mh, a livello umano. Mi sentivo molto giù, molto affaticata, stanca e, e facevo, diciamo, una routine, le abitudini di tutti i giorni, però mi ero un po' scocciata di tutto questo, anche il fatto che uh, iniziavo a stare io sola a casa, <ride> e, e lui non c'era, non avevo qualcuno con cui parlare. Parlavamo un po' la sera, però è sempre bello andare a casa e trovare ovviamente la persona che ti vuole bene e quant'altro. Comunque passavo un periodo un po' no umanamente. E mi ricordo che anche spiritualmente stavo iniziando un po' ad avere dei problemi. Uh, facevo la mia preghiera quotidiana, leggevo la parola, andavo in chiesa, andavo ai gruppi di preghiera, però mh, sentivo che iniziavo ad affievolirmi, a spegnermi pian piano spiritualmente. Anche perché quando pregavo iniziai a capire che nemmeno quasi più in lingua andavo, nemmeno Sentivo quasi più la presenza di Dio, ma non so perché, non capivo, non capivo che cosa mi stava succedendo. Allora iniziai a pensare che erano tutte queste stanchezze umane, la mia mente che vagava dicevo sarà per questo allora in preghiera dicevo Signore aiutami um, forse ho capito il problema se non l'ho capito aiutami a capire il problema uh, però non mi piace questa situazione in cui uh, questa situazione che sto vivendo sia umanamente ma anche spiritualmente soprattutto spiritualmente uh, perché tutti noi sperimentando la presenza di Dio capiamo che quando non c'è la parte umana, quando ci manca l'affetto umano, quando ci manca... Sappiamo che se andiamo a lui, almeno io così faccio, ci parlo uh, apertamente, è come se lui stesse accanto a me e io mi confido con lui. E, e quindi iniziava a mancarmi anche quello, io veramente iniziavo a sentirmi male, giù, non stavo proprio più bene. E allora, posso dire che sono passati in questo periodo sui due, tre mesi, non ricordo bene. E noi sappiamo benissimo, sempre chi ha sperimentato la presenza di Dio, che stare un giorno o due senza chiedere la sua presenza, stare accanto a Lui, eh, c'è qualcosa che ti manca, qualcosa di brutto. E io sono stata quei due o tre mesi senza um, sentire la sua presenza io mi sentivo morire, mi sentivo proprio morire. Però per testimonianza che volevo portare era proprio questo. Uh, io non, uh, non ho cessato mai, mai di avere la mia, la mia uh, preghiera uh, nella cameretta e anche se non sentivo la sua presenza mi, mi mettevo lì seduta sul letto e parlavo con lui dicevo non è possibile tutto questo che mi sta succedendo perché mi sta succedendo io ho fatto l'esame della mia vita io non credo di, di aver avuto altro che mi facesse sopportare tutto questo però continuavo a non sentire niente e addirittura quando pregavo mi sentivo come un nodo alla gola, qualcosa che mi legasse le corde vocali. Io sono abituata a pregare ad alta voce, eh, non riesco a pregare in mente o bisbigliando, ma sono abituata a pregare alzando la voce, alzando il capo e eh, non riuscivo ad alzare il capo. Non riuscivo a, a tirare fuori la voce, era come se si chiudesse proprio la gola, le corde vocali, non riuscivo a, a pregare, ad innalzare la voce, non riuscivo più ad andare in lingue, però dicevo è un qualcosa che non può accadere, io sono una tua figlia, tu mi hai scelto per stare qui. E questo non è il tuo piano per me, quindi tutto questo deve cambiare. Io tutti i giorni comunque andavo in cameretta, pregavo, gli parlavo, quasi non pregavo più, ma parlavo con lui apertamente di, quel, di come mi sentivo e di come... Um, e non pregavo più per le cose umane, per quelle che mi stavano accadendo, no, mi lamentavo solo, mh, lamentavo, pregavo solo per la sua presenza che volevo sentire la sua presenza che mi mancava mi mancava da morire e un giorno dovevamo fare la la preghiera del venerdì noi ci riunivamo i gruppi in casa e mi ricordo la mattina mi sono svegliata dovevo andare al lavoro mi sono svegliata Piangendo, mi sono inginocchiata, uh, ho gridato addio dicendo che io non volevo stare più in quella situazione. Che lui mi doveva far capire che cos'era perché io non volevo vivere più così, ma non mi sarei mai, mai arresa, non sarei andata via dalla chiesa e che se dovevo continuare per tutta la vita ad andare avanti, anche senza uh, sentire la sua presenza, ma lasciare la fratellanza, la chiesa, questo non l'avrei mai fatto, anche la preghiera in cameretta: non l'avrei mai fatto, non mi sarei mai abbattuta e. E lì capivo, uh, sedendomi sul letto quella mattina, uh, sentivo come qualcuno seduto vicino a me, e, m, però che non mi. M, non, non saprei come spiegarvi. Sentivo un qualcuno seduto vicino a me, ma non sentivo uh, la presenza di Dio come senti, dovevo sentirla, e m, mi sentì come. Uh, se tra me e lui ci fosse una porta, come se lui mi voleva far capire che c'era una porta, uh, una porta che dovevo aprire io, che lui non poteva aprire, io dicevo: Signore, perché c'è questa porta? Devo come la devo aprire? Iniziavo mh, non ad arrabbiarmi, però mh, a metterci più grinta per capire che cos'era che non andava, andai a lavorare. Eh, la sera non mi sentivo nemmeno più bene avevo passato una brutta giornata al lavoro eh, dovevo prepararmi per andare alla preghiera eh, era, ah, avevo fatto anche tardi al lavoro eh, diciamo che non ci dovevo andare più era proprio all'ultimo dove mi dovevo ancora preparare ho detto vabbè faccio tardi lasciamo perdere e mi dissi come una sensazione, stasera non mancare. E lì sono andata, mi sono vestita, mi ricordo, due secondi, mia mamma disse, ma che, tu non dovevi andare da nessuna parte, in due secondi e hai fatto tutto. E andai in questa casa per la preghiera. E mi ricordo che quando iniziamo la preghiera, Uh, io, quando andavo alla preghiera, iniziavo a sentire gelosia eh, per gli altri: che sentivano la presenza di Dio, che piangevano per la Presenza, che parlavano in lingua. Uh, la gelosia umana è cattiva, <ride> ma la gelosia spirituale è qualcosa di molto bello che ho sperimentato e. Mm. È... E Lì, io sentivo quella gelosia verso di cioè dicevo, non è possibile che io sono qui. loro ti sentono, io non ti sento. E mi misi a pregare questa volta, non inginocchiandomi, ma alzandomi, stando alzata. E mi ricordo che sempre pregavo nella mia mente, bisbigliavo mi perché non riuscivo ad alzare la voce, avevo il capo chinato e. Dopo un po' che iniziamo a pregare, io dissi, Signore, basta, io voglio alzare la mia voce a te, voglio alzare il mio capo a te, non è possibile che io non riesca a fare questo, tu non puoi permettere tutto questo, io sono una tua figlia. E lì una sorella venne vicino a me e nell'orecchio mi disse delle parole e mi disse tutte le risposte che io alle domande che io gli avevo fatto, che mi avrebbe alzato il capo, che mi avrebbe um, dato una rinascita, che mi avrebbe riempito col suo Spirito Santo. E io, in quel momento mi sentì una forza così grande su di me che cadde a terra in ginocchio. La sua presenza era così forte che non mi ricordo di averla mai sentita così forte. E, e caddi lì a terra, in ginocchio, pianzi, pianzi proprio di gioia stavolta, non di, uh, di stanchezza. Di... Ma piansi di gioia, di una gioia bellissima e andai in lingua, ma mi ricordo che in quella lingua non avevo mai parlato e parlavo solo in lingua, non riuscivo più a fermarmi, la voce eh, che innalzavo, avevo alzato il capo, eh, si era sciolto quel nodo in gola e riuscivo in questo modo a gridare a Dio, a pregare. E mi ricordo che quando andai in lingua, l'altra sorella um, capì delle parole che il Signore aveva fatto capire e disse, io ti ho, ti ho alzato il capo e quello che mi hai chiesto uh, l'hai avuto per la tua fedeltà, per, uh, perché... Mi, quello che posso dire è che veramente sperimentato che Dio a volte anche per questo ci metta alla prova, vuole la nostra fedeltà. Io non avevo perso mai la speranza, la fede, mai, anche se non sentivo più la sua presenza, non, non avevo potevo lasciare la Chiesa, me ne potevo andare. Era tutto. No. Sapevo che sarebbe stato anche peggio, perché una volta che abbiamo conosciuto Dio, la sua presenza, come facciamo ad andarcene eh, dalla sua casa, a, dalla sua presenza? Non vivremo più bene. Io sapevo che per, una, per la situazione che avevo avuto e per come avevo conosciuto Dio, come mi aveva tratto fuori dalla schiavitù del mondo. Io non volevo ritornarci e quindi anche se il, il tempo che passava era duro tutto questo, ma ho avuto fede e Dio mi ha ripagato. E volevo dare questa testimonianza che fino adesso non avevo ancora fatto, uh, non avevo detto ad altri. Uh,